Ciao a tutti ragazzi, facciamo questa breve diretta in cui risponderò ad alcune delle domande che mi avete fatto tramite la storia che ho postato questa mattina. Allora, comincio a rispondere a una domanda che mi ha fatto Lamberto tramite Facebook. E sembra la domanda più banale del mondo, ma di questi tempi non lo è più. Ovvero sia, come stai? Sto bene. Sto bene, è un periodo particolarmente intenso e complesso dal punto di vista lavorativo, ma sto bene. Diciamo che faccio fatica a trovare il tempo per stare dietro come vorrei a tutti i miei social, alla campagna, agli animali, a tutto quello che amo, ma cerchiamo di fare il possibile per portare avanti tutti i vari progetti che mi vedono coinvolti. Tra l'altro, sono arrivati in questi giorni proprio delle richieste di realizzare dei videocorsi piuttosto che delle giornate a tema, per cui in autunno avrò un po' di movimento da questo punto di vista. Passando alle domande che riguardano direttamente gli animali, me ne avete fatte diverse e molto varie. Mantodea Passion mi aveva scritto come va con le mantidi. Allora, per molti di voi che non lo sanno, perché magari mi conoscono come avicoltore o dal punto di vista più agricolo, diciamo così, fino al 2006 io sono stato un allevatore di insetti tropicali. Ho allevato mantidi, coleotteri, insetti stecco, farfalle tropicali. E avevo un sacco di animali in questo senso. Tra le mantidi ho allevato un sacco di specie, tra cui Himenopus coronatus, ovvero sia la mantide orchidea, piuttosto che le mantidi foglia secca del genere Deroplatis, piuttosto che Creobotere pseudocreobotere, Hierodula, membranacea, le varie Sfrodomantis dall'Africa, le Parasfendale sempre dall'Africa, le varie specie italiane. Insomma, ho allevato un po' di tutto. In questo momento non tengo più insetti, non sto allevando nulla, però mi sono fatto nel tempo, negli anni, una certa esperienza nell'allevamento di questi animali e ne ho allevate tante specie per molti anni consecutivi. Tra l'altro questa cosa mi ha portato anche anni fa in televisione perché sono stato come allevatore di insetti a diverse trasmissioni televisive, a Oasi sulla 7, a Timbuktu su Rai 3 e infine ai soliti ignoti su Rai 1. Nuccio Blandino mi chiede da quanto tempo allevo le galline, da quanto tempo sto dietro all'avicoltura. Ho iniziato a occuparmi di avicoltura nel 2006. Il ceppo di avicoli che sto allevando ora l'ho preso nel 2007, per cui direi che oramai un po' di esperienza in questo campo l'ho fatta. E ci sono circa 13-14 anni che allevo con continuità, 15 ormai, che allevo con continuità avicoli dal 2000. E 8 circa ho eliminato le razze che allevavo e ho cominciato a concentrarmi solo su razze autoctone. E in questo mi riconduco alla domanda che mi ha fatto Petuscilla Farm, ovvero sia, che razze allevo? Allora, allevo gallina di Brera principalmente, che è una razza avicola, tipica appunto della regione Veneto e rappresenta praticamente il 90% degli animali che ho. Come vi stavo dicendo, allevo gallina di Polverara e oltre alla gallina di Polverara ho un piccolissimo gruppo di boffe, che è un'altra razza veneta che allevo, diciamo così, da parecchi anni, dal 2009, però che ho dovuto cedere per motivi di spazio, adesso ho ripreso un piccolo gruppo di animali. Allevo delle nanette ibride, degli incroci di galline nane che sto cercando di selezionare per ottenere una razza nana con le caratteristiche che voglio io, quindi con il piumaggio dei galli femminilizzato, con la cresta a cornetti,
colorazione nera o sparviero e con altre caratteristiche. Paradossalmente le volevo per fare una razza da cova. Purtroppo mi sono ritrovato quest'anno che nessuna delle femmine ha covato e ho dovuto far covare le loro uova alle galline di Polverara oppure incubarle in incubatrice. Come si dice, vedere i propri progetti naufragare miseramente, beh, insomma, ci sta. Adesso speriamo che le prossime generazioni vadano meglio. Ah, e poi ho anche un piccolo gruppo di anatre mute. In questo voglio ricollegarmi a questo commento di Antonio che vuole cedere le sue anatre mute perché dice che muoiono e creano molto fango. Allora, sul fatto che creano fango, beh, tutti gli anati creano fango, non sono proprio animali che è facile gestire per le loro esigenze. Hanno l'esigenza fortissima di avere acqua a disposizione. Si può rimediare utilizzando pollai magari con un fondo in ghiaia arrotondata, non ghiaia spigolosa, con delle buone vasche che vanno risciacquate e ripulite costantemente. Io per adesso sto facendo così, mi trovo abbastanza bene. Uso delle vasche da muratore piccoline, circa al massimo lunghe 70-80 cm per 30-40 e vedo che mi sto trovando abbastanza bene. Gli animali vengono su bene e per ora ho avuto poca mortalità nei piccoli. Negli anni, oltre alle razze che ho già citato, ho allevato Sebright, ho allevato la Jersey Giant, ho avuto dei soggetti di Shamo, ho avuto varie tipologie di tacchino, soprattutto Colleugani e tacchino, sempre di Colleugani, ma Lilla, per cui ho allevato un po' di tutto. E come vi dicevo, ho avuto anche le anatre mute di ceppo autoctono che avevo trovato a Camponogar tanti anni fa e da quest'anno ho ripreso delle altre anatre mute, sempre di ceppo autoctono, quindi con caruncolo nere nei maschi e nelle femmine, e anche se nelle femmine sono un po' più arrossate, e hanno praticamente, diciamo così, preso un posto speciale nel mio cuore perché sono bellissime, i piccoli sono di una bellezza incredibile. Altre razze che ho allevato, ho avuto delle Chabo. Ho avuto. Basta, mi sembra basta. Forse delle cucincine alla lavanda, sì. Ho avuto delle piccole cucincine alla lavanda, ma le ho tenute un anno, poi le ho date via tutte. Mantodea Passion, se io ne capisco di galline o qualcosa sugli animali esotici. Come dicevo, di galline mi occupo dal 2006, qualcosa credo di capirne. Sugli animali esotici ho allevato animali esotici più o meno dal 1992-93 fino al 2006, anche qui credo di capirne abbastanza. E come ho detto prima all'inizio della live, quando ho risposto alla tua domanda, sì, ho allevato mantidi per parecchio tempo. Ho avuto un sacco di razze, di specie diverse, differenti di mantidi, oltre che coleotteri, farfalle, rettili, migali esotiche e quant'altro. Poi, Avicoli Senesi mi chiedeva quale razza nana consigliare. Bella domanda, dipende da cosa vuoi. Se vuoi una razza nana che sia anche produttiva, magari mi orienterei su Amrock Nana piuttosto che Livorno Nana, piuttosto che, non lo so, le Wyandotte che sono produttive sono anche molto belle dal punto di vista estetico, non sono facili da trovare, ma di buona qualità, ma sono bellissime in versione nana. Se vuoi razze che facciano da chioccia, la Mugellese, che è italiana, italianissima, dai, come si chiama? La Americanelle della Brianza, altra razza italiana molto bella, molto bella. Se vuoi animali che diventino fedeli come dei cagnolini o che siano proprio molto molto docili, potresti provare con le Serama, potresti provare con alcuni tipi, con le Cocincina Nane, con le Moroseta Nane. Sono molto molto belle. Poi,
Pietro mi faceva due domande. Pietro di Masseria Matinè. Collaboro con qualche pollaio e come gestisco gli animali partendo dai pulcini fino ai polli adulti. La seconda domanda mi richiederebbe un trattato, per cui ci faccio una live nelle prossime settimane e spiegherò esattamente qual è la mia routine nell'allevamento degli animali, come allevo e come faccio selezione. Per quanto riguarda invece la prima domanda, se collaboro con qualche pollaio, ho collaborato con differenti allevatori nel corso degli anni. Di solito mi occupavo o praticamente di dare indirizzi nella costruzione dei pollai o nelle razze da allevare, oppure mi occupavo di selezione dei loro ceppi di avicoli. In particolar modo adesso sto collaborando con il pollaio rurale La Giuliana, con Gianni e Giuliana, quindi da Ponzano Veneto, che hanno tra le altre cose la mia linea di polverara e la mia linea di boffe, e periodicamente vado da loro a dare un'occhiata, ad aiutarli con degli indirizzi di selezione e cercare di appunto aiutarli un attimino nel portare avanti le loro linee di sangue, però cercando di selezionarle al meglio, anche se con l'esperienza pratica che hanno, loro due sono bravissimi già di per sé. Per quanto riguarda Alesmene, che mi chiedeva il tempo che si dedica ai polli per l'allevamento, bella domanda. Allora, ce ne sono, ci sarebbero molte risposte, nel senso che il tempo che dedicate alla gestione di un pollaio dipende tutto, in fin dei conti, da quanti animali avete e da che spazi avete. Un conto è il tempo da dedicare a un pollaio piccolo di una decina di capi, un conto è il tempo da dedicare a un pollaio con 50, con 100, 200 capi. Anche l'impegno economico diventa differente. Per quanto riguarda il tempo vero e proprio in cui sto dietro io personalmente gli animali, in generale circa 30-40 minuti al giorno, più un paio d'ore al fine settimana per gestire la pulizia e la gestione dei locali dell'allevamento. Poi, prendendo i vostri commenti che mi avete scritto qui in live, Mantodea Passion, cosa dici di più? Quali mi sono piaciuti di più? Allora, attualmente tra le galline mi piacciono di più le Polverara, come ho detto prima, che rappresentano il cuore del mio allevamento, ma anche la razza che amo di più. Per quanto riguarda invece animali esotici, io ho adorato i Dorcus, che erano dei grossi cervi volanti asiatici. Ho amato tantissimo le mantidi orchidee e le mantidi del genere Filocrania ed Aeroplatis. Ho avuto dei rettili che ho amato tantissimo, come i camaleonti o come alcune agame, bellissime, per cui è difficile dirti esattamente quale sia la razza che amo di più. Petuscilla Farm mi chiede se esistono razze autoctone liguri. Diciamo che in Liguria era diffusa la razza italiana nelle sue varianti locali, come un po' in tutta Italia. Poi del resto era il classico polo mediterraneo che in ogni zona d'Italia prendeva nomi differenti, anche se localmente potevano esserci delle differenze, per cui, che ne so, lo stesso polo di tipologia italiana, che ne so, in Toscana diventava la Livorno, in Veneto era la Megiarola, in altre zone d'Italia magari diventava la Leccese o altro, e c'erano delle differenze somatiche tali da poter parlare di razze vere e proprie in molti casi. Per quanto riguarda la Liguria, non ci sono attualmente, che io sappia, razze autoctone liguri ancora vive. Nel senso che so che anni fa si era parlato della Bianca di La Spezia, ma gli esemplari ritratti in foto erano delle Italiener bianche, perché c'è stato un periodo anni fa in cui si compravano Italiener bianche
perché la traduzione del nome Italiener, che Italiener era una razza tedesca ottenuta dalla selezione di polli italiani a fine 800, inizio 900, e è stato detto, beh, siccome sono polli derivati di polli italiani, li possiamo usare come polli autoctoni. Non è così. Un collo selezionato per 70-80 anni in Germania è molto diverso dai polli autoctoni che si trovavano nelle stalle in Liguria. Anche se è uguale il colore, anche se magari, non lo so, potrà esserci rimasto un millesimo di sangue del pollo autoctono, non si può dire che sia una razza autoctona. Mentre ha fatto un bel parlare di sé la gigante nera della Val di Vara, me l'hanno detto e chiesto in tantissimi, e francamente la gigante nera della Val di Vara io non posso esprimermi pienamente perché non conosco a fondo il progetto e come è stato sviluppato. Posso dirvi che le foto che sono uscite nel corso degli anni hanno mostrato prima delle foto di Jersey Giant, e nelle primissime foto erano delle Jersey Giant, che non erano una razza diffusa in Italia in tempo storico. Poi ci vedevano chiaramente degli ibridi di Cornish. Poi da ultimo si sono visti degli Australorp o simili Australorp con difetti di colorazione. Non ho foto o notizie valide di soggetti che abbiano una certa uniformità morfologica tale da poterli definire razza. Non mi sono stati mostrati. Avevo chiesto informazioni a livello di aziende di promozione turistica e quant'altro, non mi erano state date informazioni sufficienti. Non posso dirvi che siano animali autoctoni perché non me la sento, cioè non ho abbastanza competenza, cioè non ho abbastanza conoscenza dei fatti per capire o per darvi delle notizie. Al momento io considero la gigante nera della Val di Vara estinta. Anzi, gigante nera d'Italia, che era il nome utilizzato inizialmente dal Frausanna, che era il creatore della razza, mentre il gigante nera della Val di Vara è un nome commerciale che è uscito recentemente. Per quanto, un altro chi è che mi chiedeva, avevo visto una domanda. Petuscilla, cosa ne penso di Serama malesi? Serama malesi sono degli animali molto particolari. In particolar modo, Serama malese ha una conformazione estremamente portata al limite e mi lascia sempre un po' perplesso. In verità, noi dovremmo valutare, secondo me, oltre al lato prettamente estetico, la capacità di un animale di riuscire a riprodursi e di compiere tutte le sue funzioni in maniera perfetta. Fino a che Serama malese riesce ad avere una postura quasi normale durante il giorno, durante le sue attività, durante le esibizioni, magari quando fa le parate intimidatorie, diventa impettito come un soldatino di piombo, ma poi riesce a riprodursi. L'animale probabilmente fisicamente non è stato ancora portato ai suoi limiti estremi. Certo è che più sono piccoli i Serama, più è il grosso rischio di sterilità e ovviamente più è difficile parlare di benessere animale, perché nel momento in cui porto un animale a condizioni fisiche tali che non si può più riprodurre, lo sto snaturando profondamente. Diciamo che preferisco forse una selezione meno spinta per la Serama. Però è un mio gusto personale, ti ripeto, fino a che gli animali possono compiere tutte le loro funzioni biologiche in perfetta sicurezza e riescono a riprodursi bene da soli, per me non ci sono problemi. Antonio mi dice che ci sono. Ah, il tasso di mortalità ce l'hai perché hai tanti predatori. Beh, sì, contro i predatori c'è poco da fare, specie con le anatre, se non allevamento in box, soprattutto nei primi mesi di vita, in box o gabbie, in maniera tale da salvarli dall'attacco dei grossi predatori. Io ho avuto quest'anno di nuovo l'attacco di un predatore, credo la volpe, e mi ha seccato diverse femmine. Infatti ha diminuito parecchio il mio patrimonio genetico di galline polverare, dovrò tagliare il sangue quest'anno con una linea esterna. Non tagliavo il sangue da tanti anni, veramente da tanti anni. Boh, vediamo. Comunque ti capisco perfettamente qual è la problematica che hai. Allora, Mario, mi chiedi,
come si fa a collaborare con qualche pollaio? Beh, dipende, non capisco cosa intendi per collaborare con qualche pollaio. Nel senso, io, avendo esperienza nella selezione degli animali, o magari comunque avendo la mia tot di anni di esperienza nella teoria e nella pratica dell'allevamento, posso essere chiamato a dare dei consigli, a dare delle indicazioni su come gestire un pollaio, a dare indicazioni su come gestire la selezione di alcune razze, non di tutte, perché non mi intendo di tutte le razze, per cui delle razze che conosco bene posso permettermi di dare dei consigli, ma se mi mettete davanti a una razza che non ho mai avuto, che non ho mai studiato, di sicuro sono l'ultima persona che si permetterà di dare dei consigli. Per cui se mi chiamate perché volete consigli su come allevare o selezionare la polverara, vi dico vita, morte, miracoli. Se mi chiedete come selezionare le marans, alzo le mani, non lo so. Di conseguenza non saprei bene come rispondere alla tua domanda, nel senso che io mi sono fatto un nome, tra virgolette, nel corso degli anni, e di conseguenza ci sono persone che mi contattano e chiedono collaborazioni di vario tipo. E non sono, almeno per adesso, molte delle mie collaborazioni non sono a pagamento, sono semplicemente collaborazioni. Io vado da amici a fare quest'opera di selezione o quant'altro. In caso di, come dire, interazioni lavorative vere e proprie a pagamento, si va a rilasciare fattura. Stavo dicendo a Petuscilla Farm che ci sono dei libri di genetica dei polli che sono interessanti. Per quanto riguarda la genetica della colorazione, ti ripeto, c'è il libro della Savera, che era un motivo. E magari prossimamente vi faccio una live sui libri di avicoltura che consiglio, e in questa maniera vi faccio vedere anche alcuni dei libri che ho. Per quanto riguarda il resto, ti consiglio di vedere il sito di Summa Gallicana, dove troverai il lavoro del dottor Elio Corti, che purtroppo è venuto a mancare, e ti consiglio di vederlo perché che troverai le basi per capire la genetica di colorazione dei polli. Comunque sia, di sicuro ti divertirai un sacco a scoprire molto di più su tutto quello che è la colorazione e la livrea dei polli, ma anche sulla genetica delle varie appendici di questi animali. Per cui sì, queste due te le consiglio di sicuro, sia il libro di Saverio Lipper sulla genetica di colorazione, sia il sito di Summa Gallicana. Prego. Bene. Avete altre domande? Ah sì, il nome del sito ancora. Il nome del sito è summagallicana.it, se non ricordo male, .it. È un po' strano perché usa tanto JavaScript, per cui è un po' antiquato, però funziona bene. È, come a livello di nozioni, uno dei migliori siti che ci sono ancora in giro, perché la persona in questione era veramente un grande. Ma hai avuto pavoni? No, i pavoni hanno un grossissimo difetto per me. Sono mostruosamente rumorosi e ho già avuto grossi problemi con i polli, non voglio avere problemi con i pavoni. Sono stato tentato dal muticus, dal pavo muticus, ma per adesso ho già abbastanza problemi a tenere le galline, non posso permettermi di avere altri avicoli che facciano grosso rumore. Ho dovuto cedere anche i tacchini per lo stesso motivo. Fagiani no, non ho avuto fagiani, però sarei molto tentato di prendermi delle fagiane e di provare a fare l'incrocio tra gallo di polverara e femmina di fagiano. Sono molto molto curioso di vedere cosa viene fuori in termini di colorazione e anche in termini di presenza del ciuffo, della barba dei favoriti. Ho visto proprio oggi delle fotografie di un incrocio tra fagiano e barbuta d'Anversa ed erano animali bellissimi.
per cui sono molto incuriosito. Come domesticare le oche cignoidi? Partendo da piccolissime, cercando di imprintarle il più possibile su di te e con il contatto costante, con abituarle ad associarti al cibo, per esempio. Un lavoro costante, fatto proprio giorno dopo giorno, meticolosamente. E sì, purtroppo gli incroci tra polli e fagiani sono sterili. Un vero peccato, me lo chiede Mallard Pharma, sì. Sono sterili. Almeno se non ricordo male, sì. Forse c'era. Ho un dubbio se uno dei due sessi non possa risultare fertile, ovvero sia produrre uova che possono dare la vita a dei pulcini. Ma non dovrei andare a rivedere. Beh, ho visto il risultato dell'accoppiamento tra un tacchino e una gallina a collo nudo. È una cosa buffa, non molti lo sanno. Se voi incrociate un gallo con una tacchina, nasceranno degli ibridi sterili. E questi ibridi hanno la caratteristica di essere appunto degli incroci a tutti gli effetti, quindi con caratteristiche intermedie, e sono molto rari. Ma se accoppiate un tacchino con una gallina, quello che nasce non è un ibrido. Perché? Perché il seme del tacchino non riesce a fecondare l'ovulo, ma ne provoca la suddivisione, l'inizio della suddivisione e quindi l'inizio dell'embriogenesi. Di conseguenza, da un tacchino e una gallina nasceranno dei cloni veri e propri della gallina, anche se magari avranno qualche differenza, perché ovviamente l'ovulo porta la metà del patrimonio genetico del pollo, in generale si avrà una pollo di sesso femminile che si riproduce senza grossi problemi. Mi è capitato di vederlo, da una femmina di collo nudo incrociata con un tacchino, nacque una femmina di collo nudo esattamente identica alla madre, tranne un colore leggermente più chiaro, e ebbe poi degli altri figli, per cui in quel caso lì accade una cosa molto particolare, molto strana. Bella però. La genetica sembra molto affascinante. Sì, diceva prima Petuscilo Farmer, mi pare che sì, ci sono anche gli incroci tra fagiano e pavone, ma anche tra pavone e faraona sono stati fatti incroci. Per cui nell'ambito dei galliformi sono stati fatti incroci un po' di tutti i tipi. Si sono provate un po' tutte le combinazioni possibili. Se avete altre domande sugli animali, su di me o su quant'altro, basta che chiedete. Ah, a proposito, avevo fatto un'altra storia dove avevo chiesto se poteva essere interessante che facessi un account Instagram sul mio lavoro come social media manager, come content creator, e effettivamente nelle prossime settimane probabilmente lo farò, visto che comunque ho avuto una grande quantità di sì come risposte. E di conseguenza andrò a fare appunto un account dedicato ai consigli su come crescere sui social e su come gestire i social e come creare contenuti. Per cui, se vi va, vi invito anche a seguirmi sul prossimo account che farò. Malafarma, Ayam Semani, se conosco la razza, certo, conosco bene la razza dell'Ayam Semani, è un pollo totalmente nero. Ha praticamente una caratteristica genetica che fa sì che. Ciao, ciao, confraternita Gallus! Praticamente sono nere le ossa, nero il sangue, nero la carne, nero l'interno bocca. Girano un sacco di soggetti che hanno delle caratteristiche poco belle, ovvero sia i bargigli che tendono ad arrossarsi, oppure l'interno della bocca che non è completamente nero. In generale sono animali che andrebbero selezionati con molto 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 rigore, in maniera tale da essere sicuri di avere delle buone linee di sangue portate avanti in purezza senza questa tipologia di difetto. Mentre per quanto riguarda se è vero che nel nord Italia esiste una razza autoctona che deponga uova dal guscio celeste, non nel nord Italia, in centro Italia era stata proposta la Truentum, che è un animale strano, assomiglia come. Boh, a livello estetico, io ho visto degli soggetti che
somigliavano un po' a una siciliana, quindi con tarsi verdi, però con la cresta semplice, che facevano uova dal guscio verde azzurro. Mi pare di ricordare che fossero derivate da un mix di razze fatto alcune decine di anni fa. Non chiedetemi bene quali fossero queste razze, credo che c'entrasse la araucana, la siciliana, ma non so dirvi quali altre razze siano state inserite. In generale è un po' poco chiaro, da quello che ne so io non è molto chiaro bene la storia e l'origine di questa presunta razza, né se e come le caratteristiche siano stabili o no. Per cui, boh, non saprei dirti se sia una razza valida oppure meno. Devo studiarmela un po' di più anche per un progettino che avrò in mente più avanti. Confraternita Gallus, i tuoi progetti avicoli futuri? Bella domanda. Allora, il mio progetto è la mio. No, non il mio progetto. Il mio cuore è sempre quello Polverara. Per cui la mia razza del cuore è quella. Continuerò a selezionare il mio ceppo. Cercherò di selezionare anche la boffa. Vorrei arrivare ad avere un gruppo di boffe bianche e di farle riconoscere. Ma anche qua ci sono varie cose su cui bisognerebbe parlare. Per quanto riguarda la Polverara, nel corso degli anni sono riuscito a togliere dagli animali completamente il difetto degli orecchioni rossi. Quindi finalmente quest'anno ho avuto tutti i capi con gli orecchioni bianchi, belli, caldi, sono contentissimo. Condizione. Per cui il prossimo passo sarà lavorare sui ciuffi e sulle creste. Ho ancora grossi problemi con le creste perché molti esemplari non hanno la cresta a cornetti fatta bene, mentre altri hanno la cresta a cornetti molto piccola o assente. Fondamentalmente questi sono i miei progetti, oltre a continuare a selezionare le mie nanette incrociate in maniera tale che da poter continuare ad avere questi poli di piccola taglia, come dicevo prima, li voglio con piumaggio femminilizzato, neri o sparviero, cresta cornetti. Non sono ancora deciso se averli con la barba oppure no. Saprebbero troppo da, come si chiama, la civetta barbuta nana. Però vediamo. Devo decidere. Quindi così, quest'anno sono nate delle polverare strane, mi è nata una polverara di sicuro di base bianco recessivo, ma con colore grigiastro. Mi sarebbe piaciuto provare a vedere se riuscivo a fissare quel colore perché è veramente tanto bello. L'Eguar, per quanto riguarda le colorazioni quelle esistenti in Italia, credo che si siano. Troviamo difficoltà a differenziare la Cream L'Eguar e la Krell. Sì. Si nota molta confusione a livello italiano a riguardo. Ti dico la verità, non me ne intendo abbastanza di Legbar per darti una risposta sensata. Non sono il mio campo, decisamente non la conosco come razza. Ho visto delle foto di Legbar, mi sembra venga chiamata Opal in America, e sono bellissime, sono veramente una bomba. Però purtroppo non saprei dirti per quanto riguarda la colorazione italiana e, come e la gestione appunto delle due livree, come differenziarle bene. Mi spiace. Bene, io intanto per oggi credo che sia tutto. Vi saluto. Nelle prossime settimane faremo qualche altra live appunto per parlare di libri di avicoltura, per rispondere alla domanda di Pietro sulle routine del mio allevamento. Rispondo all'ultima domanda di Ivan Grips. Tra polli che faccio nascere, peso medio, come mai nascono galline nane? In condizioni di sovraffollamento, quando i pollicini vengono tenuti troppo ammassati, oppure in condizioni in cui ci sono presenti troppi escrementi nel pollaio, quindi troppe esalazioni ammoniacali, si vengono a creare delle condizioni fisiologiche per cui gli animali smettono di crescere, hanno degli arresti nella crescita. Malattie come la coccidiosi possono arrestare la crescita degli animali. Cosa che mi viene da pensare, vengono fatti nascere troppo tardi. Gli animali che nascono in agosto o tra giugno e agosto tendono a rimanere molto più piccoli degli animali nati nei primi mesi dell'anno.
Con questo decisamente è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima live. Ciao!